Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina dedicata al giorno del ricordo. 14 comuni del Pescarese in un'unica cerimonia hanno onorato nel capoluogo la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico, costretti all'esilio. Paolo Renzetti. L'amministrazione comunale di Pescara, la provincia, i comuni di Montesilvano Spoltore, Città Sant'Angelo, Penne, Cepagatti, Pianella, Cappelle sul Tavo, Scafamo, Scufo, Nocciano, Picciano, Civitacquana, Santo Eufemio a Maiella hanno celebrato a una sola voce il giorno del ricordo per onorare questa mattina congiuntamente la memoria degli italiani caduti sull'altra sponda dell'Adriatico e quelli costretti all'esilio durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale e per dire no a revisionismi e negazionismi su una tragedia nazionale e umanitaria. Oggi questa manifestazione vuole intanto essere un segnale importante, purtroppo il Covid ha dovuto interrompere un percorso che si era iniziato negli anni anche all'interno delle scuole, ma appena la situazione sarà di nuovo normale faremo in modo tutti i comuni e anche la provincia di veicolare il messaggio appunto di pace e contrario a questi che sono appunto accadimenti che non dovranno mai più ripetersi. E purtroppo si sente ancora di qualche soggetto che vuole negare e detrattare, questo sicuramente non è un qualcosa di positivo. Quello che invece bisogna fare durante queste giornate è ricordare, essere più uniti che mai, appunto affinché queste giornate siano da monito perché certe situazioni, certi episodi non accadano più. Solo 14 perché poi oltre ai loghi dei comuni presenti sulla locandina, a questi comuni si sono aggiunti altri comuni, quindi c'è stata un'adesione importante, segno di un significato importante che tutti i comuni e tutto il territorio pescarese ha voluto dare a questa giornata. E per l'occasione è intervenuto anche il presidente della regione Marco Marsiglio per sottolineare l'importanza del ruolo delle scuole. Vediamo. Come tutte le operazioni che riguardano la memoria storica, il ripercorrere le tappe, non solo quelle felici, anche e soprattutto quelle dolorose del nostro popolo, è fondamentale il coinvolgimento delle scuole perché è il momento in cui si forma una coscienza, si forma una consapevolezza del proprio io, sia singolo che collettivo, e quindi una comunità, diciamo, poi tramanda i propri valori attraverso questi momenti e questi passaggi. Quindi nel momento in cui c'è una legge nazionale che istituisce la giornata nazionale del ricordo per le vittime delle foibe, per l'esodo degli italiani dal confine orientale, il modo migliore che noi riteniamo di doverlo celebrare appunto è quello di coinvolgere le scuole e dargli la possibilità attraverso qualificati interventi di conoscere questo momento, di approfondirne il significato e quindi poi di farlo diventare patrimonio dell'intera comunità. Ed una cerimonia senza colore politico si è svolta anche a Chieti in Largo, martiri delle foibe, ce ne parla Selenia Secondi. Dopo il Trattato di Parigi, tra il maggio e il giugno del 1945, migliaia di italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare le loro terre. Altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe o deportati. Anche Chieti ricorda le vittime dell'eccidio dei militari e civili italiani che abitavano in Friuli Venezia Giulia, nel Quarnaro e nella Dalmazia, che viene celebrato come giornata del ricordo il 10 febbraio. Secondo gli storici furono tra i 3 e i 5 mila i morti nei campi di concentramento jugoslavi. Al massacro seguì l'esodo giuliano-dalmata, l'emigrazione dei cittadini dalla Venezia Giulia, dalla Dalmazia e dal Quarnaro. Sindaco, una cerimonia senza colore politico per ricordare le vittime delle foibe. Senza colori politici assolutamente, ci mancherebbe, le vittime della guerra come le vittime di qualunque altra catastrofe umana non hanno colore politico e soprattutto devono essere ricordate affinché episodi atroci come questo che stiamo ricordando nel giorno del ricordo
ricordo e come ricordiamo anche nel giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto, debbano servire per le generazioni future affinché queste cose non accadano mai più. Dopo 20 anni dall'istituzione della giornata del ricordo per le vittime delle foibe, la storia sopravvive all'ideologia e ammonisce alla pace. E durante la notte i militanti di Federazione hanno appeso striscioni riguardo il massacro delle foibe in diverse città italiane. Un manifesto anche a Pescara sul liceo Da Vinci, un professore del liceo però ha deciso di strapparlo spiegandosi in un video. Giuseppe Dintino. Il giorno del ricordo ci ricorda di un'Italia che deve ancora fare i conti col proprio passato. La ricorrenza del 10 febbraio per non dimenticare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata fu istituita il 30 marzo 2004 con una legge cui i primi firmatari furono Roberto Menia e Ignazio La Russa, ex militanti del Movimento Sociale Italiano, entrambi confluiti in Fratelli d'Italia. A Pescara, su un muro del liceo scientifico Da Vinci, questa notte è comparso uno striscione a firma dell'associazione di destra Audere Semper, riconducibile a Federazione. Lo striscione non è piaciuto a un professore di storia e filosofia di quel liceo che lo ha strappato raccontando in un video postato sui social i motivi del suo gesto. Si tratta di propaganda parafascista, ha detto il docente. Qui all'ingresso del liceo stamane ho trovato un cartellone Onore ai martiri delle foibe, firmato Audere Semper Federazione. L'ho appena rimosso perché è propaganda parafascista e sulle foibe ho fatto un discorso storiografico serio, un dibattito pubblico vero a partire dai crimini commessi dal fascismo in Jugoslavia e la reazione criminale che fu le foibe, la persecuzione delle foibe. Questa è propaganda fascista e quindi va rimossa. I massacri delle foibe al termine della Seconda Guerra Mondiale rappresentano uno dei tanti terribili episodi di quegli anni in cui uomini e donne morivano a migliaia tutti i giorni sotto i bombardamenti, al fronte, nei lager o di stenti. La Dalmazia era stata occupata dagli italiani nel 1918, dove imposero l'italianizzazione forzata e violenta della popolazione slava. Tra gli slavi, dopo anni di abusi, il sentimento anti-italiano era preponderante e portò all'ingiustificabile eccidio di migliaia di civili durante l'avanzata dell'esercito comunista jugoslavo. Il professore pescarese, che auspica un dibattito pubblico sull'argomento senza strumentalizzazioni politiche, nel video si rivolge direttamente ai militanti di Audere Semper. E a non richiamarsi a D'Annunzio, ma Audere Semper, che D'Annunzio diceva a volto scoperta, aveva una caratura intellettuale e culturale nettamente superiore a quella di Mussolini, non era beceramente razzista e fascista appunto come Mussolini, e quindi insomma, e poi soprattutto agite a volto scoperto. Ed ora la pagina del Covid, sono 1745 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Dei positivi odierni, 1227 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4570 tamponi molecolari e 14410 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 9,19%. Continua a crescere il numero dei guariti nella giornata odierna. Sono 4.634, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 109.635, 2.899 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 515 pazienti, meno 20 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica, 28 invariato rispetto a ieri in terapia intensiva. Il bilancio dei pazienti deceduti registra però nuovi casi nuovi e sale a 2.864. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale. Il comune di Pescara partecipa all'iniziativa nazionale contro il caro bollette, spegnendo questa sera le luci di monumenti e palazzi cittadini. Vediamo. Anche il comune di Pescara partecipa all'iniziativa nazionale dell'ANCI contro il caro bollette, situazione quest'ultima che sta mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie che sono alle prese con aumenti vertiginosi degli importi delle fatture per la fornitura di luce e gas. L'amministrazione comunale, per iniziativa del sindaco Carlo Masci e dell'assessore alle politiche energetiche Gianni Santilli, ha infatti disposto di spegnere questa sera dalle 20 e per 30 minuti le luci che abitualmente illuminano e offrono alla vista la Torre Civica, il Ponte Flaiano e l'Aurum. Questa vicenda
del costo dell'energia non soltanto sta mettendo in difficoltà tutti i cittadini, tutte le imprese, questo aumento sconsiderato dei prezzi, ma sta mettendo in difficoltà, in grandi difficoltà, anche i comuni, anche gli enti locali, perché l'energia in città si consuma con le luci nelle strade, con i palazzi, con le scuole, con gli impianti sportivi, e quindi noi partecipiamo a questa protesta civile spegnendo le luci in alcuni luoghi e palazzi simbolo come l'Aurum, come il Palazzo di Città e come il Ponte Flaiano. Ci saremo anche noi a questa manifestazione nazionale. Come amministrazioni locali cosa si può fare per andare incontro ai cittadini sotto questo punto di vista? Ma si può fare ben poco, purtroppo il costo dell'energia non dipende dai comuni, anzi i comuni subiscono il costo dell'energia, anche noi avremo un aumento considerevole del costo della spesa legata all'energia che peserà sui bilanci del comune di Pescara come sui bilanci di tutti i comuni d'Italia. Io mi auguro che i prezzi tornino a scendere, tornino alla normalità, il momento è complicato, cerchiamo di difenderci ma le difficoltà ci sono. Ed il Comune di Teramo ha acquistato e donato alla Protezione Civile 4 tende per emergenze di ogni genere. Le strutture potranno essere montate in meno di un'ora e per il momento sono destinate a diventare una chiesa in località Cavuccio e a riparare gli ambulanti dal mercato generale. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo preventivamente si attrezza per future emergenze ambientali e acquista a favore della Protezione Civile 4 tende da utilizzare in caso di bisogno. Ogni struttura si monta in meno di un'ora e da oggi, grazie ad una formazione sul campo, anche i dipendenti comunali saranno in grado di farlo, tanto quanto i volontari. Una giornata importante, epocale, per il vice sindaco Giovanni Cavallari. È una giornata unica, vedere tutte le associazioni di volontariato, i nostri dipendenti comunali che fanno attività di informazione e formazione su come montare le tende, come poter sistemare le tende per un prossimo futuro. Speriamo che diciamo di aver fatto questo acquisto in previsione non di futuri scenari emergenziali ma semplicemente per avere una disponibilità nel caso dovessero servire. È una giornata secondo me unica, irripetibile e secondo me veramente importante. Una Protezione Civile a livello comunale che non aveva attrezzature, non aveva fino ad oggi avuto contenuti, siamo riusciti in un anno e mezzo, due anni a dare dei contenuti importanti e che oggi rappresentano il patrimonio della nostra città. Il messaggio che l'amministrazione comunale di Teramo intende lanciare con questa iniziativa è che non si debba ricorrere alla Protezione Civile solo in caso di calamità, ma anche per esigenze quotidiane della popolazione. In questi giorni, per esempio, serve una chiesa nella frazione di Cavuccio e a Piazza Verdi i commercianti del mercato lavorano da mesi all'aperto sotto ogni intemperia. Le 4 tende saranno utilissime. L'acquisto di queste tende rappresenta un simbolo proprio di una nuova concezione di Protezione Civile. Sì, quella che abbiamo voluto dare insomma, all'attività amministrativa del nostro ente con il vice sindaco Giovanni Cavallari. C'è un sistema di Protezione Civile che deve rispondere in modo permanente alle esigenze della comunità, quindi non solo per le emergenze ma che supera appunto la logica dell'intervento emergenziale ma strutturale di supporto a quelle che sono le esigenze quotidiane della comunità. È un po' anche il tempo che stiamo vivendo ci fa vivere contestualmente in un momento in cui affrontiamo ancora un'emergenza, anzi due emergenze, sisma e la pandemia da Covid-19, ma contestualmente ci proietta verso una ripartenza e questa fase è fondamentale, avere una struttura che tenga, una struttura di Protezione Civile che dia risposte quotidiane. E un grazie enorme oltre che ai nostri dipendenti e alle associazioni di volontariato che sono sempre pronte a dire sì. Torniamo a Pescara perché i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle criticano le scelte di bilancio della Giunta Masci che secondo i pentastellati per recuperare 700.000 euro ha tagliato fondi anche al sociale. Vediamo. Consigliere Sola, si torna a parlare del bilancio del Comune di Pescara anche alla luce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, ci sono delle novità?
Sì, oggi torniamo a denunciare infatti la gestione economica del Comune di Pescara, perché dopo i pesanti rilievi che erano stati avanzati nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti, che aveva lanciato un grave allarme sugli equilibri economico-finanziari dell'ente, la prima contromisura proposta dall'amministrazione Masci è quella di un taglio verticale su tutte le voci di bilancio per andare intanto a recuperare i 714.000 euro che occorrono per rimettere in equilibrio economico intanto il bilancio stesso. Ma è una scelta miope perché va a colpire indistintamente e danneggiare per centinaia di migliaia di euro anche settori strategici e delicati come l'ambiente, il sociale, la protezione civile, i servizi per l'infanzia e gli asili nido. Quindi diciamo che ancora una volta questa scelta dimostra come l'amministrazione Masci evidentemente non solo non è in grado di amministrare la cosa pubblica, ma rischia di essere anche dannosa per la città, perché va a toccare e danneggiare servizi essenziali per i cittadini. Potevano essere fatte altre scelte, perché questa cifra innanzitutto va recuperata, perché a monte c'è già un errore da parte di questa amministrazione, quindi oltre al danno la beffa. E la contromisura poteva essere sicuramente andare a concentrare queste somme su servizi non essenziali come quelli che invece l'amministrazione Masci intende colpire e danneggiare, per andare appunto a rimettere intanto in equilibrio economico il bilancio. Voltiamo pagina. È stato l'olio extravergine abruzzese, spremuto da 22 varietà di olivo e di qualità assoluta, il protagonista del testing nella quarta giornata dell'Expo di Dubai 2020 di Abruzzo Sostenibile nell'Agrifood. Ad essere offerti all'assaggio tre varietà di olio, dal più leggero al più deciso. Oli forniti dall'azienda agricola Ricci Conti a base di olivo leccino, Ranieri Bio a base di leccino e dritta, e dall'azienda agricola De Iulis Timando a base di dritta e intosso. Nella settimana dedicata all'Agrifood, che terminerà domani, la nostra regione è stata protagonista con circa 120 eccellenze enogastronomiche prodotte da 22 imprese. L'iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo ed è curata nel ruolo di braccio operativo dall'ARAP, l'azienda regionale attività produttive, al fine di conquistare nuovi mercati e favorire l'incontro tra domanda e l'offerta del comparto enogastronomico. Si chiama Io Riparto con Orizzonti 2022 i Live Lab per promuovere la cultura del digitale, presentato oggi alla Camera di Commercio di Pescara. Vediamo. Tornano i talkers di Io Riparto, associazione di promozione sociale nata a Pescara, che ha l'obiettivo di promuovere la cultura e le competenze digitali in tutti i settori della vita pubblica e privata. Non a caso il nome scelto quest'anno per l'evento è Orizzonti 2022, per guardare con fiducia ad un futuro che è già dietro la porta e chiede con urgenza di colmare quel gap digitale che ancora frena istituzioni, imprese e cittadini. In un momento in cui forse era, parliamo di 2 anni fa, eravamo nel momento più brutto forse della storia contemporanea, e il mondo stava cambiando in maniera totale per quanto riguarda la digitalizzazione e per quello che potesse servire. E di conseguenza la Camera di Commercio ha investito somme importanti sulla digitalizzazione. E il punto digitale praticamente con la sua rete ha dato il suo contributo importante. Noi dobbiamo continuare a comunicare l'importanza, perché noi vediamo una cosa assurda, che praticamente le aziende non trovano personale preparato nel digitale e ci ritroviamo una quantità di giovani disoccupati da far paura. Iniziativa importante, perché riguarda, tocca un tema fondamentale per la Camera di Commercio e per tutto il territorio, quello della digitalizzazione, dell'innovazione tecnologica, della trasformazione digitale. Sono leve fondamentali per la competitività di un territorio e la Camera di Commercio lo vede come un punto strategico del proprio programma. Io Riparto è senz'altro un'iniziativa molto interessante che noi abbiamo sposato da alcuni anni e che sosteniamo, perché crediamo che sia un laboratorio di idee dinamico, vivace, che consente proprio lo sviluppo di una cultura digitale di cui c'è estremo bisogno in Italia e in Abruzzo in particolare. Sì, intanto la ringrazio, la Camera di Commercio, perché è da 2 anni che appoggia questo progetto, ritenendolo uno dei mezzi con cui trasmettere la conoscenza e la trasformazione digitale in atto. C'è bisogno di un cambio di passo, perché fino a
qualche mese fa eravamo chiusi in casa con le mascherine, adesso le mascherine ce le abbiamo ancora, ma ancora per poco speriamo, e siamo usciti di casa e c'è bisogno di capire, e la nostra trasmissione cerca di aiutare in questo, dove andare, cosa fare e come avvalerci della trasformazione digitale in atto. Tra le iniziative sulle quali punta l'amministrazione comunale di Chieti per invitare a salire in centro storico c'è il mercato dell'antiquariato. È stato emanato un bando che individuerà il nuovo gestore e il mercato che si terrà la quarta domenica del mese. Si chiamerà L'Antico in Piazza. Vediamo. Per dare maggiore lustro al mercato dell'antiquariato al Chieti, l'amministrazione comunale ha pensato di indire un bando specifico. Assolutamente, ci accingiamo ad adottare una delibera in giunta con la quale andremo a dare indirizzo al settore per l'indizione di un avviso, di un bando che ci consentirà di selezionare appunto il concessionario nel mercato dell'antiquariato di Corso Marruccino, ma cercheremo veramente di stabilire dei criteri che siano impostati sulla qualità. Vogliamo mettere in piedi un evento che sappia caratterizzare la nostra città sulla strega delle buone prassi nazionali. Devo dire che abbiamo una grande attenzione attorno al nostro mercato dell'antiquariato, però vogliamo fare in modo che questo diventi ancora più attrattivo, che sappia ancora di più portare persone in città, e perché riteniamo che sia non soltanto un modo ulteriore per aumentare le presenze nella nostra città, ma contestualmente anche dare un supporto a tutta la categoria commerciale, perché ovviamente e poi il Corso Marruccino ha tante attività di commercio al dettaglio, di commercio di vicinato, che sicuramente ne trarrebbero beneficio. Doppia seduta al Poggio per il Pescara, che continua a preparare il match di lunedì in casa della Reggiana. In dubbio la presenza di Cernigoi, che negli ultimi due giorni non si è allenato per un fastidio muscolare al retro della coscia. Sede in grosso anche l'indubbio da valutare la presenza di Pompetti. Il giovane centrocampista ha lavorato a ritmo ridotto. Ancora fuori casa Memuscià, che continua a lavorare a parte per il problema alla caviglia. Regolarmente in gruppo De Risio, che però a Reggio partirà dalla panchina immediato, che era Pontisso con Pompetti. In caso di defezione di quest'ultimo, spazio a Diambò davanti Clemenza, favorito su Dursi nel tridente, completato da Ferrari e Rauti. Ed ora andiamo ad ascoltare il tecnico della primavera del Pescara, Pierluigi Riervese, che ha parlato dei giovani cresciuti nella cantiera biancazzurra. Vediamo. La caratteristica principale di Alessandro, penso che oramai l'ha dimostrato anche, è la personalità. Lui ha una personalità importante, un carattere forte, riesce ad essere lucido, a mantenere quella lucidità che ti consente di fare delle scelte importanti. E poi tecnicamente un portiere pulito, e oltre alla tecnica che ha lui, ha una qualità allucinante con i piedi, che per il portiere in questo momento è una caratteristica che fa la differenza. Veroli, anche lui l'anno scorso è stata una bella soddisfazione, dai, perché veniva da periodo di incertezza a livello di ruoli, no? E decidemmo di portarlo dietro e fu una scelta azzeccata, perché poi il ragazzo ha condiviso. Prima giocava a centrocampo? Era un centrocampista e per me gli disse: se vuoi avere una prospettiva importante, proviamo a fare qualche passo indietro, perché lui ha qualità, ha visione di gioco, ha questa struttura fisica pure importante, e devo dire che l'intelligenza del ragazzo ha portato a far sì che lui accettasse questa scelta. Planuta è un giocatore, diciamo, quasi completo. Secondo me ha bisogno un pochettino ancora di mettere quella forza che ti determina in una categoria importante come inizia a essere la Serie C. Però ecco, un discorso, un giocatore tecnico, un giocatore veloce nonostante la sua struttura fisica, ed è un giocatore che vede la porta. Quindi. Senti, questo gioiellino delle Monache 2005 è così tanto forte? Ma a me mi colpi subito. Io quest'estate, all'inizio del campionato, quando facevamo la preparazione, non avevo il numero necessario per poter fare una partitina, e feci salire dei ragazzi dalla 17 e vidi questo ragazzetto piccolo piccolo. A tutti ricorda Mauro Esposito. Sì,
come caratteristiche, sì. E poi facemmo questa partitina e da lì lo portai nella primavera, perché veramente talentuoso, no? Ha lo spunto, ha forza pure nelle gambe, e devo dire che è un altro ragazzo eccezionale, un ragazzo che ha la testa sulle spalle, è seguito sicuramente bene anche dalla famiglia, dal suo procuratore, e sono sicuro che questo esordio anche in prima squadra darà un grosso contributo per la sua crescita, perché sicuramente è un'esperienza importante. E noi siamo contenti della riuscita di questi ragazzi, perché dietro c'è un lavoro importante da condividere, come ho sempre detto, con tutto il settore giovanile. E naturalmente perché sono ragazzi bravi che meritano di stare lì, e sicuramente daranno sicuramente il loro contributo alla squadra, perché sono ragazzi pronti per giocare. Naturalmente il mister crede in loro, e questa è una cosa positiva, e secondo me come avrà la possibilità cercherà di inserirli tutti. Arrigoni torna a parlare dopo il successo di domenica contro la Lucchese, che per il centrocampista ha dimostrato il carattere di una squadra reduce da due stop consecutivi. Domenica a Viterbo Arrigoni incontrerà il suo ex compagno di squadra Mungo, con cui ha condiviso a lungo lo spogliatoio. Per quanto riguarda il mercato, il Diavolo attende nella giornata odierna una risposta da parte di Jacopoli, difensore svincolato dal Parma a gennaio, che oltre a quella biancorossa ha ricevuto altre offerte. Oggi farà il punto col suo procuratore e poi deciderà se accettare l'offerta del Diavolo, che comunque l'offerta ancora è stata fatta, però ancora arrivano la decisione finale tra le parti. Intanto andiamo a sentire il capitano del Teramo, Arrigoni. Importantissima, era una vittoria che volevamo a tutti i costi, e penso si sia visto per come siamo entrati in campo, quindi ci voleva, però non è che ha risolto tutti i problemi, i nostri problemi, quindi ci voleva, era importante farla, perché metteva comunque dava una risposta e comunque metteva un punto a quello che poi ci aspetta adesso. Quindi adesso ci aspettano tante partite, e a partire da quella di domenica dobbiamo rimettere in campo quello che abbiamo messo domenica qua con la Lucchese e andare avanti da questa partita, insomma. Ma non è un problema che mi portavo dietro era un problema che si è presentato sabato in rifinitura, ma così all'improvviso, e ero bloccato, però poi dopo appunto i fisioterapisti sabato sera e domenica mattina siamo riusciti a star meglio, e poi dopo è andato, però è un problema che è stato improvviso così della rifinitura, insomma. È normale che sono cose che si sentono, quindi uno, pur non volendo, comunque qualche pensiero è innegabile che lo fa, quindi e probabilmente noi in un certo periodo, magari anche inconsciamente, non che sia stato per quello che noi abbiamo avuto quel momento un po' così, però sicuramente nelle sconfitte eccetera eccetera è una cosa che magari si aggiungeva a tutto, però vabbè, io sicuramente devo cercare di tenere il gruppo compatto, di andare tutti dritti nella stessa direzione, però io penso che comunque il campo sia sempre la cosa più importante, nel senso che l'atteggiamento che uno deve mettere durante l'allenamento e durante la partita sia quello che poi spinge un po' tutti ad andare, a fare le cose per bene. Quindi poi dopo, se ci sono delle situazioni magari in cui bisogna parlare un po' di più, io cerco di essere sempre a disposizione di tutti e di dare una mano un po' a tutti, ecco. E la partita di domenica, la Viterbese è sicuramente una squadra che si è rinforzata tanto, che è in salute perché viene a due vittorie di fila, e quindi sarà una battaglia, tutti e due abbiamo l'obiettivo di tirarci fuori dalla situazione in cui siamo, e quindi dobbiamo fare una partita tosta, una lotta contro di loro, vedremo di averla meglio. Per Mimmo è un ex fresco, perché fino a due settimane fa era con noi, e niente, però domenica gioca per la Viterbese e noi per il Teramo, quindi ci saluteremo a fine partita, insomma. Una news di volley: l'Altino ha esonerato l'allenatore Luca D'Amico, artefice della promozione in A2 femminile. Al suo posto il tecnico romano, esperto della categoria, Paolo Collavini.
Il nostro telegiornale termina qui, tutte le notizie che avete visto e i servizi sono disponibili sul nostro sito YouTube e al sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento alle ore 23, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.